Io approfitto anche per salutare e ringraziare le diverse personalità presenti. Un saluto particolare desidero indirizzarlo al Presidente Brunetta e all'Onorevole Boniver. L'Ambasciatore Terzi invece ci raggiungerà più tardi per le conclusioni, ma approfitto per salutarlo e ringraziarlo. E diceva bene l'Avvocato Benedetto che iniziative che come queste sono frutto della capacità movimentista e organizzativa, lo dico con sincera ammirazione oltre che amicizia, di Valerio De Luca, che oggi qui sia nella veste di AISES che di direttore di questo nuovo dipartimento della Fondazione Luigi Einaudi. E a te Valerio cedo volentieri la parola per la introduzione e i lavori di oggi. Innanzitutto un saluto a tutti i partecipanti, mi unisco al Presidente Benedetto e agli amici qui in sala per appunto le congratulazioni, soprattutto all'Ambasciatore Terzi, di cui mi onoro di poter collaborare in questo nuovo viaggio, chiamiamolo così. Un ringraziamento anche alla coordinatrice di questo costituito Dipartimento, grazie a Capone, che ha anche ispirato in qualche modo e sussurrato al Presidente questa importante costituzione di questo Dipartimento. E ovviamente, visto che mi è stato detto appunto che ho un doppio cappello quest'oggi, un ringraziamento va veramente anche all'organizzazione, in particolare ai soci che sono qui presenti e costituiscono il direttivo di AISES. Ringrazio quindi il socio Paolo Messa, il socio Stefano Scalera e il socio Vito Cozzoli, che è qui il padrone di casa in quanto alto dirigente della Camera dei Deputati e già capo di gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico. Ringrazio anche i giovani dell'AISES che hanno in qualche modo ci hanno aiutato ad organizzare questa iniziativa con appunto il controllo logistico e la segreteria. La persona a cui ti facevi riferimento, Mario, che è una risorsa che abbiamo messo a disposizione del Dipartimento, si chiama Matteo Catania e si trova a Parigi, perché i nostri giovani noi li mandiamo nelle grandi scuole, nelle grandi école a studiare e formarsi, ma nonostante questo ci aiuta e coordina da fuori queste iniziative. La mia introduzione di quest'oggi vuole dare solo un quadro generale degli scenari internazionali in atto e non vuole in qualche modo essere un'introduzione al Dipartimento che lascio poi alla fine al Presidente Ambasciatore Terzi. Dirò alcune brevi parole su un'introduzione che può essere sia questa dell'iniziativa di oggi, ma anche uno sguardo su quello che sta accadendo. Lo sguardo sul mondo attuale ci consegna uno scenario di forte instabilità ed incertezza in ambito politico, economico e sociale, che coinvolge non solo gli Stati, ma anche i molteplici attori internazionali nella trama interconnessa e complessa di azioni e decisioni che in qualche modo costituiscono la cosiddetta governance globale. Mi riferisco non solo alla minaccia terroristica, al riscaldamento globale, alle guerre sanguinose, pensiamo alla Siria, all'esplosione demografica, ma anche al quotidiano purtroppo calcolo dei morti derivante dai flussi migratori di quanti giungono sulle nostre coste. Ed ancora la crisi finanziaria che colpisce la sostenibilità dei conti pubblici, mina la produttività delle aziende e la loro capacità di competere a livello globale. Ed ancora il problema grave della disoccupazione, soprattutto giovanile, l'insicurezza derivante dallo smantellamento dello Stato sociale, ad esempio i problemi che riguardano il sistema pensionistico e sanitario, e alla carenza di grandi infrastrutture. Penso a quelle appunto del settore appunto digitale, per cui in Italia la rivoluzione non si è ancora in qualche modo compiuta. Tutto ciò necessita di disegnare un nuovo rapporto tra le politiche nazionali e il sistema globale, tra i poteri locali e gli organismi sovranazionali, a livello pubblico e privato. Questo apparente disordine globale pone in evidenza non tanto e non solo una crisi di valori monetari, ma soprattutto illumina la crisi di valori europei e occidentali che da millenni hanno guidato il mondo. È per questo che oggi siamo di fronte ad una crisi di civiltà, che chiama in causa le strutture moderne degli Stati e delle organizzazioni internazionali, oramai desuete ed incapaci nel tradurre questi valori in voleri e decisioni coerenti ed efficaci. Ad esempio,
Solo alcuni esempi, pensiamo solo al valore della solidarietà tra Stati, scritto dentro i trattati europei, ed applichiamolo ad esempio al caso della Grecia e alla gestione dei migranti. Pensiamo al principio di libera concorrenza, contenuto sempre nei trattati europei e negli accordi internazionali di libero scambio, ed applichiamolo oggi ai rapporti poco equilibrati tra potenze europee, alle guerre commerciali e ai fenomeni di dumping per conquistare sempre più ampi settori dell'export, alle politiche fiscali di attrazione degli investimenti esteri e alle politiche neoprotezionistiche che sembrerebbero ridisegnare il nuovo quadro dei rapporti euroatlantici. Insomma, la promessa del mondo occidentale di dispensare felicità e benessere ai popoli e alle nazioni grazie ai meccanismi di libera concorrenza e libero scambio si scontra oggi contro il muro delle grandi disuguaglianze sociali e soprattutto contro l'incapacità delle politiche nazionali di fornire strumenti di compensazione e controllo. Non c'è bisogno di citare i numerosi libri e interventi di Joseph Stiglitz al riguardo. Sul piano della politica internazionale, la vittoria di Trump negli Stati Uniti e la Brexit ridisegnano completamente il nuovo quadro appunto dei rapporti Europa e Stati Uniti, nell'attesa ovviamente delle elezioni in Francia, Germania e in Olanda. L'ascesa dei populismi e i rigurgiti nazionalisti non rappresentano solo l'effetto di ritorno sul piano locale di una sfrenata cosiddetta globalizzazione. Questa è un'interpretazione corretta ma semplicistica, prodotta da quella che Beck chiamava categorie zombie della modernità, cioè strumenti inadeguati ad interpretare le trasformazioni di un mondo in continuo cambiamento. In un mondo dove l'immagine prevale sulla parola, non ci accorgiamo che sono in rivolta non solo le masse ed i popoli, nazioni in guerra, moltitudini di migranti, le grandi mobilitazioni popolari, come le primavere arabe, e le contestazioni studentesche che proprio oggi riempiono le piazze di Atene, ma è specularmente in atto una rivolta silenziosa delle élite in lotta contro il vecchio establishment per il comando sul mondo in un'epoca che segna la cosiddetta fine del potere, per citare un fortunato libro di Naim Moises. Sono questi poteri anonimi e invisibili di cui parla anche Papa Francesco, i network esclusivi di oligarchie tecnocratiche ed economiche che esercitano un controllo sulle ricchezze e sulle risorse a livello planetario e che influenzano le scelte politiche nazionali e determinano conseguenze sulla vita quotidiana di tutti noi. Come i più avveduti studiosi avvertono, ad esempio nell'ultimo numero di Limes, chi comanda il mondo, la grosse politique non si decide più nei parlamenti nazionali, che non possono far altro che ratificare quanto è deciso in alto ed altrove. Non voglio in questo modo evocare nessun tema complottistico o qualche segreta costituzione di un ordine mondiale, chissà in quali luoghi, però queste sono le attuali teorie anche politologiche, e oggi in questi giorni proprio l'IMES si ritrova appunto in un convegno, in un festival a Geona, discutendo proprio di questi temi. È in questa debolezza e contrazione del potere dei governi che si annida e si nutre il populismo e l'antipolitica. La nuova politica, a mio giudizio, dovrà essere in grado di costruire ponti e nuove connessioni virtuali tra i grandi spazi della tecnoeconomia globale, le macroregioni e le piccole patrie. Per concludere, il disordine mondiale che ci proietta la sensazione dell'assenza di un campo di forze che contiene e trattiene tendenze gravide di conflitti e instabilità è il prodotto di uno scontro tra una molteplicità di poteri e di organizzazioni internazionali, locali, multilivello, per l'egemonia su singole sfere di influenza e porzioni di spazio a livello globale e locale. Ma ancor più di questo disordine nasce dalla mancanza di consapevolezza che il nuovo mondo non può più essere ordinato dalla mappa dei concetti che abbiamo usato sinora per interpretare la politica internazionale e la storia mondiale. Da questa esigenza nasce la costituzione del nuovo Dipartimento di Relazioni Internazionali, che insieme a vecchi e nuovi compagni di viaggio sono felice oggi di presentare a tutti voi. Grazie. Grazie Valerio per questa tua introduzione, direi un grand'angolo.